Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retro computing. Soul Terminal Computer. Sì, è proprio di Soul Terminal Computer che andremo a parlare oggi in questa puntata. Il Soul Terminal Computer fu de facto il primo home computer della storia di tutta l'informatica. Sconosciuto in Italia, poco conosciuto persino anche negli Stati Uniti. Nel lontanissimo 1976, il Soul Terminal Computer fu il primissimo home computer venduto in kit di assemblaggio per posta ad 895 dollari. Ma poteva essere comprato sempre per posta, anche già assemblato, ad un prezzo molto più alto, di 1.495 dollari. Un anno prima, nel 1975, l'imprenditore Gary Marsh vendeva infatti per posta componenti per assemblare un Altair 8008, contemporaneo a questa macchina. Oppure vendeva degli Altair 8008 già assemblati. Ecco, dopo un anno di attività, Marsh si accorse che la sua ditta disponeva di tutto il know-how per assemblare un proprio computer e creò il Soul Terminal Computer. Intel 8080, RAM di 1K, espandibile però a 48K. Case di metallo e legno, tastiera QWERTY, scheda video VDM1 da 64 colonne per 16 righe in bianco e nero, bus S100 per collegarsi ad un registratore oppure a un disk drive da 8 pollici per far girare poi il CPM. Molto note furono le affissioni pubblicitarie del Sol Terminal Computer sulla famosissima rivista Popular Electronics. Il Sol era nato come un terminale, ma poteva processare appunto CPM e poi da sopra il CPM anche il BASIC, che quindi lavorava in RAM. Ammesso però di avere almeno 48K. Qual è, diciamo, il massimo, il 48K. Il Sol era dotato, come si vede, di tastiera, di un case only one con un monitor opzionale, quindi una soluzione hardware decisamente superiore al contemporaneo e più noto Altair 8008, che infatti l'Altair 8008 non fu mai dotato di tastiera. Perché il Sol non conobbe mai un grande successo come l'ebbe l'Apple II? Perché i disk drive per il Sol erano prodotti dalla Xerox, che smise di produrre disk drive da 8 pollici per passare a quelli da 5,25, ma poi i disk drive Xerox diciamo, non furono venduti più in stock ad acquirenti privati. Soprattutto uscì sul mercato Apple II ed il Radio Shack TRS-80, che prezzavano la metà di quanto costasse un Sol Terminal Computer. Ma Apple II e il Radio Shack TRS-80 erano a colori e non in bianco e nero. Inoltre erano tutti dotati di ROM, mentre il Sol non ne aveva. Per finire, le RAM che potevano montare, che potevano essere installate sul Sol Terminal Computer, anche successivamente, erano le più vecchie SRAM, che erano scarsamente affidabili e praticamente si rompevano molto spesso, costringendo gli utenti ad andare di saldatore, dissaldando e cambiando chip, mettendone di nuovi. Quindi una cosa, diciamo, estremamente di nicchia per appassionati di elettronica, studenti di elettronica con il saldatore in mano. A differenza delle RAM dinamiche che furono montate su Apple II e Radio Shack TRS-80, che invece erano praticamente quasi prive della possibilità di guastarsi. Andiamo a osservare il manuale utente del Sol Terminal Computer per capire che cosa offrisse questa misteriosa macchina nel lontanissimo 1976 ai propri utenti. Ecco lo storico manuale del Sol Terminal Computer. Questa era una fior di macchina, indubbiamente. Spendiamoci quattro parole per renderci conto di cos'era questa macchina praticamente nel 1978. Allora, intanto c'aveva una bella tastiera con tasti colorati, tasti freccia, indubbiamente ergonomica, con un bel poi tasto retro, poi lo vedremo. Comunque, soprattutto c'aveva il tastierino numerico. Tastierino numerico, questo lo vedremo,
quindi home computer per casa metteranno il tastierino numerico con la soluzione dell'Apple 2 e Platinum, poco sconosciuta in Italia, anzi sconosciuta in Italia. E poi sostanzialmente nel 1986 con l'Amiga 1000, quindi prima del 1987, diciamo, in Italia home computer non ci avevano un tastierino, questo invece già ce l'aveva. Poi c'aveva un Intel 8080, un microprocessore a 8 bit con accumulatore a 8 bit, program counter a 16 bit, quindi un microprocessore simile, diciamo, al 6502, e poteva indirizzare l'Intel 8080 a 8 bit fino a 64k. Questa macchina però poteva essere espansa fino a 48, e quindi un po' un limite c'era, diciamo, non erano sfruttati appieno tutti i 64k, ma comunque, diciamo, era già una ottima soluzione perché era un computer all in one con un telaio esterno qui in legno, il resto era tutto di metallo, si poteva aprire, e quindi indubbiamente una macchina che per il 1978, quando ancora praticamente più venduto era l'Altair, che praticamente c'aveva le lucettine e si programmava in linguaggio macchina a livello di 0 e 1, e poi i risultati si guardavano guardando le lucettine che indicavano i valori dei bit dei vari registri. Ecco, questa è una macchina che indubbiamente levava il fumo alle stiacciate, come si suol dire, praticamente mangiava la pappa in capo all'Altair, perché praticamente questo poteva montare, c'aveva il disk drive, anche se erano quelli grandi da 8 pollici, diciamo, e qualcosa, non mi ricordo nemmeno io a quant'erano, ma comunque quelli 8 pollici grossissimi, c'aveva il disk drive, caricava il CPM, il monitor, poteva che avesse collegato a un registratore, quindi una macchina che era a tutti gli effetti un home computer. Certo, il prezzo non era proprio di un home computer, ma indubbiamente l'architettura era quella di un home computer. Andiamo a vedere cosa c'è. Esplorare il sistema, capitolo 1, i controlli, capitolo 3, introduzione al software, caricare i programmi da cassetta, la tastiera, capitolo 5, poi capitolo 6, diciamo, spacchettare e installarlo, questo è in fase di eventuale, diciamo, espansioni, probabilmente altri moduli da poter aggiungere, tanto poi ce lo vedremo tutto questo manuale. E poi abbiamo telecomunicazioni per il vostro computer, sia i primi proto modem, copiatori acustici probabilmente, e poi una serie di tabelle con le figure e poi 5 appendici, guarderemo tutto, sono circa 82 pagine. Allora, come si vede, era indubbiamente questo come manuale era già abbastanza curato, anche se l'interlinea era stretta. Questo, diciamo, non era una macchina che poteva essere venduta a dei bimbetti, ma queste macchine andavano praticamente a studenti di ingegneria elettronica o dell'ITI, e quindi istituti tecnici industriali, prevalentemente, diciamo, studenti universitari di elettronica, programmatori e ingegneria, e quindi già era già persone che sapevano che cosa, dove andare a mettere le mani, quindi già sì, comunque si spiegava un po' che cos'era un computer, che cosa fa. Qui si dava, faceva, diciamo, un po' una specie di paragone con un computer, come se fosse, diciamo, una specie di piano da suonare per farli, diciamo, elaborare programmi e quant'altro. Qui c'è lo schema a blocchi del funzionamento del computer, una cosa meritevole. Questa macchina caricava il CPM dal disco, poi sopra il CPM ci si poteva caricare sostanzialmente il BASIC, che girava come un programma a sé sopra il sistema operativo, quindi ancora non ce l'aveva il ROM il BASIC, era un po' come la prima versione dell'Apple 2, che l'Apple Soft veniva caricato sostanzialmente o da cassetta o da dischetto, quindi non necessariamente, oppure poi successivamente anche dalla vecchissima Apple Language Card, ma comunque all'inizio il Basic Apple Software era un software che si caricava da cassetta o da disco, e qui allo stesso modo, d'altronde i tempi sono quelli, 76 78. Ok, veniamo un po', qui si spiega tutto cosa c'era nella macchina. Ci si agganciava il registratore, c'era, si poteva agganciare a un monitor oppure alla televisione senza nessun problema.
eccoli qua, tutti i vari spinotterie, cosa c'aveva, praticamente personali, moduli personali. Allora, vediamo un po' cosa c'aveva. I vari spinotti, dunque, vediamo un po'. Requisiti necessari richiesti per, vabbè, qui la spedizione, qui c'era la ventola dell'alimentatore, vari spinotti, vediamo se sono elencati. No, qui non c'è, probabilmente dietro. Boh, ecco, vediamo un po', accendere, qui mi ha spiegato cosa fare della macchina quando la tastiera e i controlli utilizzare. No, non c'era, non ne ha un manuale, ancora non era specificato cosa qui dietro i vari spinotti, questa era sicuramente una seriale oppure una parallela. Comunque vedremo un po', poi forse nell'appendice per introduzione al software. Cos'è il software? Un programma interpreti per, diciamo, per il computer i linguaggi interpretati per Intel. Vediamo qui, diciamo, dump c, qui che sono le istruzioni. Ecco, già da qui si vede che dump c000-g0 e 0, ecco, non erano istruzioni che potevano essere date a un bimbetto, queste erano, diciamo, istruzioni già in riferimento all'assembler su cosa fare o cosa non fare, su blocchi di memoria, quindi sistema operativo, CPM, quindi tutta roba che praticamente, ecco, i dischettoni grossissimi, enormi, poi giganteschi, un po' di drive, sembra un forno a microonde. E poi vediamo un po' anche lì istruzioni in esadecimale, quindi che poi da dare C9, 20, 20, 48, 45, 4C4F, 00 e poi invio, non erano cose che si potevano dare a dei bimbetti di 8-10 anni. Queste erano macchine ancora che erano preistoriche, per quanto già fossero, diciamo, già un computer, perché questo è un tastiera a segno numerico, possibilità di agganciarsi il drive, niente da dire. Si poteva utilizzare con le cassette, chiaramente la cassetta era più lenta, va bene. Sezione 5, l'utilizzo della tastiera, che qui è spiegato tutto bene, molto chiaro. Qui viene raffigurata la tastiera con il tastierino numerico e i vari tasti colorati a seconda di cosa servivano, shift, caps lock e varie cose, escape, delete, quindi le frecce dell'editing, era come quello praticamente di Apple 2, un editing da terminale in orizzontale, quindi non come quello che poi sarà con Apple 2, che cambieranno le cose. Qui viene il tasto repeat, quello serviva per ripetere il tasto della tastiera, quindi non è come, diciamo, quelli in ortigia e poi automaticamente vengono tasti ripetuti. Ok, poi veniamo un po' come spacchettare la macchina. Quando arrivava, chiaramente questo era venduto per posta e quindi venivano dati consigli su cosa controllare, perché magari potevano essersi danneggiati durante la spedizione. Installazione dei moduli S155, qui veniva spiegato, probabilmente sono moduli quelli del, probabilmente penso sia della RAM. Eccole qua come venivano inserite, questa all'interno della macchina, si vede la macchina, tutti gli effetti, architettura aperta, poi ci si poteva aggiungere lo slot in orizzontale, qui veniva infilato così, e poi queste le schede si mettevano così. Oh, vediamo un po' cosa c'erano. Oh, qui si vede, c'era praticamente lo spinotto per il monitor, poi l'entrata dell'audio in entrata e uscita, questo era per il registratore, poi c'era un'altra uscita, questo era un secondo monitor, questa era l'uscita video per l'entrata, da metterci un connettore da agganciarci, che poi agganciare al video del monitor, e poi c'era l'interruzione di accensione, un fusibile e vabbè, questa è la potenza, quindi praticamente c'aveva l'uscita per agganciare la televisione oppure l'uscita per un monitor proprietario, monitor, poi l'entrata e l'uscita per quanto riguarda l'audio per il microfono, per l'utilizzo praticamente del registratore. Poi qui le vanno le descrizioni di cosa eventualmente con cosa comprare, le varie
varie espansioni dal 16K, dal 32, e questa è una macchina con un Intel 8080 microprocessore a 16 bit. No, perdono, 8 bit con un contatore che riprogramma a 16 bit. Vediamo un po' se ci sono le configurazioni tecniche delle varie caratteristiche. Telecomunicazioni per il vostro SOL, quindi eventualmente metterci degli accoppiatori acustici. Qui ve ne ha spiegato un po' di cose, cosa fare, cosa non fare. Ancora erano i primi esperimenti che venivano fatti. Varie problematiche con la cassetta, con le operazioni. Eccolo qua, questa è la soluzione, appendice 1, prodotti disponibili da acquistare, quindi un monitor televisore, il computer SOL e il grosso disk drive. Questo lo faceva la Xerox, poi smise di fare la Xerox, questi dischettoni grandi, passò a quelli da 525, ma poi non li ebbe più a vendere ai privati, invece questi prima li vendevano anche ai privati. Perché la SOL non era una ditta, diciamo, era un po' come un produttore di assemblati, ecco, pigliava pezzi e poi li montava, però ecco. Modello di business degli assemblati che poi prenderanno molto diffusione per il mondo PC. Appendici, cassette, registrazioni e varie opzioni per il supplemento, come utilizzarlo. Controlli interni per i sensori deep switch, eventualmente da aggiustare probabilmente nella motherboard, quelli qui da aggiustare per settare ad esempio l'utilizzo della tastiera, farlo utilizzare come computer, oppure a seconda di deep switch di come si settavano, questo praticamente lavorava come un terminale, quindi poteva essere collegato sostanzialmente a un mainframe di quelli grossi. Appendice 4, vediamo un po', questa diciamo la tabella delle caratteristiche dei caratteri, quindi con i vari codici, con il codice ASCII, eccolo qua, i codici delle varie taste, dei vari altri tasti, ESC, SHIFT, UPPERCASE, SPAZIO, CONTROL e via dicendo. Poi appendice 5, altre specifiche, ecco qua, le abbiamo le specifiche, CPU 8080, eccolo qua, praticamente con 2 MHz di clock, processore 8 bit della Intel, uno dei primi che fu, diciamo, prodotto e commercializzato e che ebbe una grande diffusione. Poi quello Intel 8080 verrà sostanzialmente superato e surclassato dal 6502, che era molto più economico e più potente. Interfaccia per cassette, interfaccia seriale, cioè una RS232, poi una porta parallela, interfaccia parallela, poi lo spazio per memoria fino a 64K, perché diciamo l'8080 c'era il contatore di programma come il 6502 indirizzava fino a 64K, però diciamo che con le varie combinazioni di schede più di 48K non ci saldava. All'epoca la memoria costava un botto e peraltro i chip della memoria che andavano su questa macchina non erano neanche particolarmente affidabili, spesso si rompevano, toccava praticamente all'utente andare di saldatore, di saldare i chip e cambiarli, quindi non era un'attività che poteva essere fatta praticamente da degli utenti, di bimbetti di 7-8 anni, prendere in mano un saldatore. Ecco, e questo è quanto. SOL Terminal Computer, una macchina indubbiamente a tutti gli effetti il primo home computer sconosciuto in Italia, che però diciamo non ebbe un grande successo nemmeno in America, perché costava tanto. Poi uscì fuori diciamo l'Apple II e il TRS-80, che prezzavano praticamente la metà, non avevano i problemi con la RAM che aveva questo, erano a colori, invece questo era soltanto in bianco e nero, e quindi questo praticamente finì. Diciamo, fu ideato e assemblato con dei pezzi buoni, all'epoca andava bene, poi però non gli mancò evidentemente alla SOL quel quid di andare a investire sulla macchina per espanderlo e per diciamo aggiornarlo con quello che andava accadendo nel mondo dell'elettronica e con il relativo software. Mancavano 20 ingegneri per l'aggiornamento, lo studio della piattaforma e anche per la scrittura del software di quello che poi sarebbe servito, e quindi in conseguenza poi l'azienda ebbe a chiudere. Comunque un ottimo computer, diciamo, per quel tempo, è una macchina che indubbiamente andava ricordata, perché
tutti gli effetti considerabile con la presenza del tasterino e del suo microprocessore a 8 bit, l'Intel 8080, questo con tastiera ergonomica, tastierino, disponibilità di disk drive, anche se quelli grossi comunque c'erano, faceva girare il CPM, faceva girare il BASIC fino a 64k espandibile. Questo a tutti gli effetti era un home computer, costava tantissimo perché fu proposto nel 1978, poi gradualmente i costi dell'elettronica in base alla legge di Moore, le prestazioni aumentavano, i prezzi scendevano e quindi di conseguenza questa macchina fu superata da macchine più potenti che comunque, diciamo, ripresero questa soluzione e questa architettura addirittura potenziando. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.